trovati, web spettatori. Oggi siamo in collegamento con il professor Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale, metodi e tecniche di valutazione all'Università di Catania. Buongiorno professore. La valutazione dei docenti è diventata legge dello Stato con approvazione della riforma della scuola del governo Renzi. Contro questa valutazione del merito si sono schierati per mesi decine di migliaia di docenti nelle piazze. Le ultime manifestazioni sono state il 24 ottobre, a cui si sono aggiunte le dichiarazioni contrarie di molti intellettuali e di alcuni politici. Lei recentemente ha condotto un'indagine tra 733 docenti per conoscere il loro punto di vista sulla valutazione dei docenti. Qual è stato il risultato di questa ricerca? Il risultato ha messo in evidenza come tendenzialmente i docenti recepiscono, i docenti contattati, senza voler generalizzare troppo ovviamente, recepiscono la valutazione come una messa in discussione del proprio status professionale e non come un'occasione di sviluppo professionale. Questo è il risultato legato alle risposte fornite dai docenti a domande che abbiamo posto attraverso un questionario. Poi ovviamente possiamo discutere del perché c'è questa impressione. Diciamo che è stata un'impressione poi confermata nei mesi successivi, che sono stati mesi, come lei ha ricordato, che hanno visto buona parte del mondo docente scendere in piazza contro la buona scuola, contro la legge di riforma della scuola e contro il modello di valutazione degli insegnanti che è presente tuttora nella legge. Quindi questa ricerca lei l'ha fatta prima dell'approvazione di questa legge, prima di queste proteste? Sì, è precedente. E quali sono i motivi per cui i docenti sono contrari a questa valutazione? Allora, i motivi per cui sono contrari emergono parzialmente dall'indagine, ma ovviamente l'indagine, come dire, non riesce a darci nel dettaglio i motivi di contrarietà. Quelli li possiamo comprendere, secondo me, frequentando le scuole prima di tutto. Sì. E anche ascoltando i docenti, i vari punti di vista dei docenti. Il problema fondamentale è che la valutazione, così come è concepita nella riforma, ma diciamo come è stata concepita negli anni che hanno preceduto la riforma, è una valutazione che a dispetto della retorica con cui si presenta non cura lo sviluppo professionale del docente, ma tende soprattutto a distinguere o prova a distinguere quali docenti sono meritevoli e quali non lo sono. In più, non c'è una accurata definizione di cosa si intenda per docente meritevole, e questo è un altro problema. Diciamo, il problema fondamentale è che è un approccio che chi insegna può percepire come approccia una valutazione esclusivamente sommativa e premiale e non formativa, e questo è un approccio che, oltre a essere percepito come appunto come messa in discussione del proprio status, io dico coerentemente con rispetto a come viene presentato, è un approccio che di solito in educazione non funziona, e questo secondo me è il problema principale. Infatti, secondo lei la premialità introdotta da questa legge che benefici procurerà alla scuola e soprattutto alla preparazione degli studenti? Allora, è una domanda difficile perché forse non sono in grado di proiettarmi nell'immediato futuro. Se guardo al passato, se guardo cioè a esperienze già in atto in alcuni contesti, in primis nel contesto statunitense, direi che di aspetti positivi, di benefici ce ne saranno ben pochi. Se noi andiamo a vedere anche rispetto a quanto per esempio ha scritto la Fondazione Agnelli, che di solito non è un istituto che è ben visto da chi protesta in questo momento, la stessa Fondazione Agnelli nel rapporto sulla valutazione dello scorso anno ha evidenziato come non funziona il premio individuale, non funziona perché tende a
insistere su una motivazione che è estrinseca, e l'insegnamento ha, si incentra soprattutto sulla motivazione intrinseca nei confronti del proprio lavoro. E dopodiché ci sono altri problemi che sono emersi nella letteratura di riferimento e soprattutto, come dire, anche nella cronaca, e sono legati al fatto che ci sono delle distorsioni della didattica che sono correlate all'introduzione di premi individuali. In che senso distorsione della didattica? Faccio degli esempi. Il più clamoroso è il cosiddetto teaching to the test. Se io leggo l'erogazione di alcuni premi a precisi risultati di studentesse e studenti ottenuti attraverso, per esempio, test standardizzati. Si riferisce alla ricerca statunitense, al sistema statunitense? Mi riferisco in primis al sistema statunitense, ma in parte anche in Italia esiste il teaching to the test. La cosa è un po' bislacca. Le prove invalsi non vengono utilizzate ancora, non sono mai state utilizzate finora per premiare docenti o scuole, però il teaching to the test in Italia esiste, cioè ci sono docenti che preparano, che, come dire, dedicano molto tempo all'addestramento di studentesse e studenti alle prove invalsi. Allora, questo non aiuta l'apprendimento di competenze complesse e approfondite, perché per quanto possa essere ben fatto un test, e sui test invalsi sospendiamo il giudizio, comunque non andrà a rilevare certe capacità, certe abilità, certe conoscenze e soprattutto certe competenze che invece la scuola deve trasmettere. Per cui questo è un problema, perché noi andiamo a, come dire, ad addestrare invece che a insegnare. Ma maggior ragione adesso che c'è il premio, appunto, questa pratica che si faceva prima di addestrare i test sarà ancora di più praticata, perché è possibile scegliere come criterio quello del risultato dei risultati del test invalsi, quindi ci sarà un aumento, diciamo, dell'attenzione degli insegnanti su questi test. Mi sembra uno scenario molto plausibile, purtroppo. Allora, io le volevo chiedere cosa succederà nei collegi docenti quando il premio sarà riconosciuto solo al 10% degli insegnanti. Quindi tra colleghi che cosa succederà? 10 su 100 avranno il premio, gli altri no, resteranno senza. Allora, cosa succederà non lo so. Non so neanche come verranno scelti questi docenti. Se lei ricorda, nella prima versione risalente a settembre del 2014 della riforma della buona scuola, si parlava di un 66% di docenti per ogni istituto. Sì. Poi è stato tolto questa percentuale, è stata eliminata perché effettivamente era, come dire, un aspetto ridicolo all'interno di un disegno poco accorto, perché che cosa significa stare nei due terzi di docenti più bravi? Allora, se io sto in una scuola, per assurdo, con docenti poco bravi, sarò sempre premiato, perché comunque sia mi basterà non stare tra gli ultimi. Se invece starò in una scuola con docenti molto bravi, anche se io sono abbastanza bravo, rischierò di non venire premiato. C'era un'assurdità, di fatto. Che cosa succederà se soltanto alcuni dovessero essere premiati? Il problema è che la ricerca sull'efficacia e sulla qualità dell'insegnamento tende a evidenziare come le scuole più efficaci siano quelle in cui veramente i docenti lavorano in equip, cioè come una squadra. È chiaro che se noi andiamo a premiare l'impegno e la qualità individuale, e forse non avviene così perché, ripeto, se non ci sono criteri ben definiti comunque non ci riusciremo, però rischiamo di andare a compromettere il lavoro di squadra, che comunque, ripeto, è uno degli elementi che rende e che può rendere eccellente una scuola. Questo potrebbe succedere. Alcuni dirigenti stanno proponendo di premiare chi lavora di più come quantità di ore, sostenendo che questo criterio potrebbe essere condiviso da tutti perché è oggettivo. Lei cosa ne pensa?
sì, diciamo sicuramente è un criterio oggettivo, non è detto che l'oggettività sia anche valida, non è che se una misura è affidabile significa necessariamente che è valida. Bisogna intendere cosa si intende per, scusate, bisogna capire che cosa si intende per lavorare di più. Sono attività di coordinamento, sono attività, probabilmente saranno attività di coordinamento che in qualche modo giustamente possono essere riconosciute. Forse è un modo per evitare di fare ulteriori danni rispetto all'idea di andare a premiare qualcosa che si definisce come qualitativo e che in realtà è di fatto intangibile per come noi agiamo nella scuola. Come dire, potrebbe essere un modo per limitare i danni, non è secondo me il miglior modo per impostare una valutazione docenti, però indubbiamente all'interno del disegno potrebbe essere un modo per disinnescare alcuni difetti della riforma. Professore, lei sta sostenendo che dare un premio a tutti gli insegnanti che lavorano per la scuola più ore è un modo per limitare i danni di questa legge. Quindi evidentemente da questa legge noi non prendiamo in considerazione quel criterio che è quello dell'innovazione didattica. Il problema è che è un criterio non facilmente definibile, perché avremmo bisogno a quel punto di un indicatore valido e affidabile, perché altrimenti il rischio qual è? Il rischio è che se noi diciamo che premiamo alcuni docenti, o meglio, premiamo alcuni comportamenti dei docenti, il rischio è quello di una conformazione soltanto formale rispetto a quei comportamenti, per cui se io so che adottando certi metodi verrò premiato, allora adotterò quei metodi, a prescindere però dal fatto, o meglio dal ragionamento sulla effettiva utilità di quei metodi nella mia classe, per i miei ragazzi e per le mie ragazze e per la mia disciplina. Perché noi sappiamo che nell'insegnamento non ci sono ricette, cioè possono esserci dei suggerimenti, ma poi alla fine in classe, ogni classe è diversa, ogni docente è diverso, e quindi è difficile veramente poi andare a dire ok, i docenti che applicheranno questo metodo verranno premiati, i docenti che sì, che faranno dei corsi di innovazione eccetera eccetera, è veramente complesso. Però il problema, ripeto, sta alla radice, il problema è perché valutare i docenti, perché se la risposta è per premiare i migliori, mi spiace, ma non ci saranno mai delle soluzioni in grado di migliorare l'apprendimento. Se invece la risposta è noi valutiamo le scuole e i docenti per cercare di capire quali sono i loro problemi e sostenerle e sostenerli nella fase di miglioramento, e allora a quel punto tutto cambia e tutto è più semplice. Allora a quel punto probabilmente il docente sarà come dire, più disponibile a sottostare anche allo sguardo critico del collega o della classe, perché in ballo non ci sarà il proprio stipendio, ma ci saranno delle indicazioni per migliorarsi, e una, voglio dire, è una differenza fondamentale. Qui ci sono, il problema è che la valutazione, esattamente come l'istruzione e come l'educazione, è una cosa eminentemente politica, cioè ci sono, come dire, mette in ballo dei valori ed è legata anche ad altri aspetti della nostra esistenza. È chiaro che se un docente prende 1.300 euro, prospettargli un incremento di stipendio in base ad alcuni indicatori di valutazione può sembrargli una buona idea in alcuni. Ma se i docenti venissero pagati effettivamente, non dico in maniera sproporzionata, ma quantomeno rispetto a una media europea, una media OCSE, probabilmente noi saremmo anche più sereni nell'affrontare la tematica della valutazione, perché capiremmo che non è un modo per dare più soldi a docenti che in qualche modo vengono definiti migliori, ma no, la valutazione serve per migliorare l'insegnamento. Allora il problema è che probabilmente chi ha scritto questa legge di scuola conosce
credo, temo molto poco. Quindi alla sua domanda non c'è una risposta definitiva, perché purtroppo bisognerebbe cambiare la legge. Non so se. È stato molto interessante questo colloquio, questo dialogo con lei. Noi la ringraziamo anche a nome dei web spettatori che guardano Gilda TV, la salutiamo e un saluto da Gilda TV. Arrivederci. Grazie, grazie, è stato un piacere, grazie.